Buonasera, speriamo che vada tutto bene perché abbiamo fatto questa fuga e quindi potrebbero esserci dei problemi tecnici, visto che non siamo riusciti a fare delle prove. Comunque, se qualcosa andasse male è colpa dell'elettricista Che però è nascosto là dietro, non si fa vedere. chiarito questo, possiamo cominciare. Allora, questa sera dobbiamo prepararci a salpare. Sarà forse una serata un pochino più lunga delle altre, di una decina di minuti, perché è un po' più complessa, però dobbiamo prepararci a salpare perché dovremo seguire questa sera Ulisse nel suo grande viaggio, quindi ci converrà studiare le carte nautiche, definire la rotta, scrutare il cielo e le sue costellazioni per orientarci. Questa che vedete alle mie spalle proiettata è una delle mappe mundi disegnate nella seconda metà del 400 per corredare di immagini, le prime edizioni a stampa dell'opera Geografia di Tolomeo, opera arrivata in Italia proprio nel 1400. Quindi si tratta di una mappa posteriore all'epoca di Dante, che quindi Dante non conosceva, ma Dante conosceva comunque altre opere di Tolomeo e basava la propria concezione del mondo sul sistema cosmologico tolemaico. Ora, chi ha preso parte al primo incontro del nostro viaggio nell'inferno, ricorderà forse il discorso, chi non c'era non si preoccupi perché facciamo tutti i ragguagli necessari, ricorderà il discorso che avevamo fatto sull'universo immaginato da Dante. Il mondo che Dante crea per il suo poema sacro è costruito sulla base di uno straordinario bagaglio di conoscenze scientifiche, geografiche, astronomiche, fisiche, botaniche, mineralogiche, tutte le conoscenze che Dante aveva. È un mondo immaginato, un mondo possibile, potremmo dire, che però funziona come il mondo reale. E così, quando Dante si trova a dover immaginare il grande viaggio che farà raccontare ad Ulisse nel canto 26esimo dell'Inferno, il canto che oggi leggeremo, ne traccia molto probabilmente la rotta su carte nautiche reali. Ora, è possibile per noi oggi ricostruire le tappe di quella navigazione, addirittura determinarne con precisione le coordinate? E prima di tutto, che mondo rappresentavano le carte nautiche su cui Dante ha tracciato la rotta del viaggio di Ulisse? In altre parole, che idea avevano del mondo Dante e i suoi contemporanei? Ora, noi a tutte queste domande abbiamo provato a rispondere con l'aiuto di un amico e stimato professore che è il professor Fulvio Fugatti, che forse alcuni di voi conosceranno, è un professore che vive a Cles, tra l'altro è stato anche il mio professore di matematica e fisica al liceo ed è uno spettatore che ci segue assiduamente. Chi ha partecipato al primo incontro del nostro viaggio se lo ricorderà perché allora ci aveva aiutato a ricostruire il cielo che sovrastava Dante nella notte in cui si smarrì nella selva oscura e anche a determinare la data di quello smarrimento. Ora, anche questa sera, prima di condividere con voi i risultati della nostra ricerca, vi abbiamo preparato un breve video per permettervi così, diciamo, di sbirciare nei pomeriggi di studio passati a casa del professor Fugatti. La Terra è stata considerata piatta nell'alto Medioevo, fino al 1100, e poi basta. I dotti sapevano tutti con esattezza che la Terra era sferica. Perché questo è importante da dire, perché la gente può pensare che anche per Dante la Terra fosse piatta. Invece no. Qui vediamo 0 gradi, 15, 30, 75, queste sono le longitudini. E Arriva a naturalmente a 180 gradi, però. 180 gradi, Sì. metà Terra nel senso di Geude era terra Metà e metà, emisfero era. esatto, e metà era acqua. Però voglio dire, siccome si pensava che fosse impossibile poter arrivare qui navigando a ovest, perché me c'era metà emisfero coperto Esatto. dalle acque, già prima di Dante, all'epoca di Dante, perché i fratelli Vivaldi nel 1291, già si iniziava a tentare La la circumnavigazione circumnavigazione dell'Africa per dell'Africa. arrivare in Asia, Esatto. in India. Loro sapevano benissimo che queste carte erano sbagliate.
Cioè, però ci provavano, è per quello che Dante ha potuto immaginare il viaggio di, questo viaggio di Ulisse che ha immaginato, costruito, immaginato sulla base di tentativi effettivi come quello dei fratelli Vivaldi di scendere verso sud. Poi nel immaginario di Dante scendeva a sud, a sud-ovest per raggiungere gli antipodi di Gerusalemme. Esatto. Allora, questa è la mia sfera celeste, una sfera, è un lampione, come vedete. È un lampione. Però ha di bello che può cadere per terra, non si rompe, eccetera. E qui, quando devo studiare qualcosa, adopero questa. Adesso però consideriamo che questa sia la Terra. Mm-hmm. Allora, se questa è la Terra, questo è l'equatore della Terra, l'equatore terrestre, questo diventa per me il meridiano di Greenwich, ecco, dove passa il meridiano di longitudine 0. Ora, Gerusalemme, che coordinate ha? Le coordinate di Gerusalemme sono 35 gradi di... abbiate un secondo... Ecco, sono 31 gradi di latitudine, lasciamo perdere i primi, 46 primi e 8 secondi, in longitudine 35 gradi e 12 primi. Così l'ostacolo da meglio. Allora, se questo è il meridiano di Greenwich, io per trovare Gerusalemme devo spostarmi ad est di 35 gradi, più o meno qua, e poi devo alzarmi di 31 gradi, più o meno la longitudine di Gerusalemme qua. Adesso il purgatorio è agli antipodi. Allora, dov'è l'anti-Gerusalemme? Avrà latitudine meno 31 gradi 46 primi e 9 secondi. Invece la longitudine è qui che si capisce, cioè devo fare 180 gradi meno 35 gradi, cioè l'anti Gerusalemme ha longitudine ovest 144 gradi e 47 primi. Se volete, io ho qui l'Atlante, ma è in mare aperto nel Pacifico, è l'antipode. Dimmi. Se mettessimo le coordinate di Gerusalemme, del Purgatorio, scrivendole noi, vuoi proprio che faccia questo? no, va bene. Più o meno è qua, nell'Oceano Pacifico, qua. Perfetto. Beh, bravo, che tu. Lasciami tornare indietro col tempo. Ecco. Ora lui dice, Dante, che guardando mentre sorgeva il sole si gira verso sud. Aspetta, verso sud. No, volevo vedere un po' le costellazioni. Perché lui dice di vedere quattro stelle. Eccolo qua. Ecco la croce. Qua, la crux. Le quattro stelle. Quindi lui le conosceva, Dante. Certo che le conosceva. E prima di tutto perché ci sono su Tolomeo, e quindi però vicino a Firenze ricordiamo che c'è Pisa e i nostri amici pisani erano in collegamento con le città del mondo islamico per i loro commerci, eccetera, per cui la conferma che esisteva queste quattro stelle Dante lo sapeva con certezza, difatti lo dice che vede quattro stelle, sì. Ed è la croce, insomma. Ma poi la cosa bellissima è che quando racconta il viaggio di Ulisse, che parla dello stupore di Ulisse, che a un certo punto alza la testa e si accorge che il cielo è cambiato. È una cosa meravigliosa. No, io non l'ho mai visto il cielo dell'Australia, chiaramente. Adesso lo guardo e vedo che la mia aquila all'Aquila, che è una costellazione estiva, è proprio a nord, totalmente a nord, mm-hmm. Perché vedi il nord è qua sopra. E poi se si va a nord non si vede più il carro. Ah, certo! E questo lo dice nel Purgatorio. Esatto! Dante dice che si guarda con stupore. Questo è bellissimo.
perché tanto per il pubblico vorrei dire questo fatto. Noi la stella polare la osserviamo chiaramente guardando a nord e rispetto all'orizzonte è 46 gradi, ma già in Sicilia, a Palermo, la stella polare non è più 46 gradi, ma è, non solo la latitudine di Palermo, ma sarà 38, è a 38 gradi. E all'equatore dove la vedi la stella polare? La vedi all'orizzonte. 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 Sotto l'equatore non la vedi più. Tramonta. Sì, non c'è più. Scompare. Scompare. Ecco, non sorgeva fuori del marinsuolo, dice Nato. E addirittura sembra che abbia calcolato anche il tempo della nave per arrivare a quella latitudine, e a quella longitudine, perché dice che ci sono voluti esattamente 5 mesi e calcolando la velocità di navigazione di una nave dell'epoca, sembra che si arrivi proprio a quel punto, a quella latitudine e a quella longitudine. Ma sei un genio. Grazie. Grazie. Grazie, grazie mille al professor Fugatti, grazie. Ora, adesso proviamo a mettere un po' di ordine tra questi argomenti accennati in questo video, senza entrare troppo nello specifico, però proviamo a rispondere alle domande dalle quali siamo partiti per prepararci a seguire il grande viaggio di Ulisse. E partiamo dalla questione di base. Com'era il mondo di Dante? Come abbiamo sentito molto chiaramente, non era piatto, quindi togliamoci subito dalla testa immagini come queste, non esistono queste cose, le navi che ardiscono attraversare lo stretto di Gibilterra non arrivano ai confini della piattaforma terrestre per precipitare nel vuoto, né oggi, né ai tempi di Dante, con buona pace dei terrapiattisti. Ora, mettiamo però da parte anche le immagini che il più delle volte ci vengono proposte dell'universo di Dante, come questa, ad esempio. Cioè, questa è l'immagine proprio presa dai manuali di scuola dell'inferno, del purgatorio, del paradiso, come ci viene mostrato il mondo di Dante. Io, certo, questa è un'immagine giusta, io la trovo molto fuorviante. Almeno per me lo è stato. Lo è stata quando ho iniziato a leggere il poema, perché questa immagine rappresenta giustamente il mondo come un globo, metà coperto dalle acque, vedete l'emisfero dell'acqua, e metà coperto dalle terre emerse, con Gerusalemme lì in basso, come vedete, posto proprio al centro delle terre emerse, sotto Gerusalemme c'è l'inferno che sprofonda fino al centro della terra, e al lato opposto dell'emisfero, al centro dell'emisfero dell'acqua, c'è la montagna del Purgatorio, tutto giusto, ma quello che trovo fuorviante è l'orientamento di questa immagine, con il Purgatorio in alto, come se fosse il polo nord, e Gerusalemme in basso, come se fosse il polo sud. Sì, lo mettono così perché il Purgatorio è l'elevazione verso Dio, verso l'alto, no? Verso il paradiso, però inganna, secondo me. Quindi noi, se dovessimo, perché come avete sentito, Dante aveva un'idea assolutamente corretta della posizione geografica di Gerusalemme. Quindi noi, se dovessimo orientare correttamente questa immagine, dovremmo ruotarla più o meno così, portando appunto Gerusalemme ad una latitudine di circa 31 gradi nord e il Purgatorio ad una latitudine di circa 31 gradi sud. Io penso che così funzionerebbe meglio sui manuali di scuola. Penso però che per aiutare i lettori di oggi a farsi un'idea con qualche approssimazione corretta del mondo di Dante e per sfatare alcuni pregiudizi, sarebbe meglio partire dall'idea che abbiamo noi oggi del mondo per poi togliere tutte quelle parti del mondo che Dante non conosceva. Se prendiamo questa sorta di planisfero un po', diciamo, stilizzato, no? E iniziamo a cancellare alcuni territori. Cioè, innanzitutto dobbiamo cancellare le Americhe, che naturalmente non erano conosciute, quindi prego, vai pure. Carino, questo l'ho fatto io, è una cosa amatoriale. Poi dobbiamo cancellare l'Australia, che anche non era conosciuta, e dobbiamo cancellare anche buona parte dell'Africa,
quella a sud dell'equatore, perché non era ancora stata esplorata, non si aveva un'idea chiara di quanto l'Africa si estendesse verso sud. E bisognerebbe cancellare anche in parte le terre ad est della foce del Gange, cioè Giappone, Singapore, Cambogia, anche parte della Cina. Cioè non si aveva un'idea precisa nemmeno di quanto il continente asiatico si estendesse verso Oriente, anche se Marco Polo era tornato, nel 1300 era già tornato dal suo viaggio lungo la Via della Seta. Ora, Dante, nella Divina Commedia, però, parla di un meridiano, che è il meridiano di Gade, cioè sarebbe di Cadice. Quindi un meridiano che sarebbe passato attraverso alcune isole a ovest della città di Cadice, quindi sulla costa occidentale spagnola. Con buona approssimazione potremmo dire che era il meridiano che passava proprio per lo stretto di Gibilterra. Eccolo qua. E questo meridiano, secondo Dante, sarebbe passato dal lato opposto del globo proprio attraverso il delta del Gange. Cioè, secondo la concezione del mondo di Dante, lo stretto di Gibilterra e il Gange si sarebbero trovati più o meno agli antipodi. Quindi ad una distanza di 180 gradi di longitudine. Naturalmente non è così, sono più vicini lo stretto di Gibilterra e il delta del Gange. Diciamo che Dante dilata un po' questo spazio, immaginando che questo mondo che noi vediamo lì fra questi due meridiani si estendesse esattamente per metà del globo. Questo meridiano quindi avrebbe più o meno racchiuso, eccolo qua, la totalità delle terre emerse, i cui confini occidentali sarebbero stati posizionati appunto nei pressi dello stretto di Gibilterra, che per questo nell'antichità veniva definito come il varco delle colonne d'Ercole, cioè i confini del mondo conosciuto, e quelli orientali del mondo sarebbero stati appunto nei pressi del delta del Gange. Quanto si estendesse a sud l'emisfero delle terre emerse non lo si sapeva, ma non si pensava molto al di sotto dell'equatore. Io ho anche messo l'equatore. Quindi, come vedete, le terre emerse stanno quasi tutte nell'emisfero boreale, dall'equatore in su, dall'Africa del Nord in su, e ne occupano solo la metà, che va dal Gange allo stretto di Gibilterra. Al di fuori di queste terre, solo mare, un unico, grande, immenso oceano, oceano che nell'antica Grecia era il nome che si dava al grande fiume che circondava il mondo. Una distesa d'acqua non attraversabile, perché enorme. Dante, attenzione, perché pur dilatando lo spazio fra lo stretto di Gibilterra e il delta del Gange, dimostra però di avere un'idea realistica della circonferenza della Terra. È straordinario perché secondo un riferimento presente nel Paradiso, in particolare nel canto trentesimo, si può ricavare con precisione che Dante valutava che la Terra avesse una circonferenza di 39.680 chilometri. Ora, noi sappiamo che la circonferenza equatoriale effettiva della Terra è di 40.000 chilometri, quindi era preciso, sbagliava di 400 chilometri, niente, capito? Quindi, data questa consapevolezza, si pensava che per le navi dell'epoca sarebbe stato impossibile compiere una traversata di mezzo emisfero, quindi di 20.000 chilometri, da Gibilterra al Gange, navigando verso Occidente. Nell'estremo est, infatti, si andava solo via terra, come appunto fece Marco Polo. Marco Polo che, per intenderci, è più vecchio di Dante di circa una decina d'anni, quindi sono contemporanei. Si pensava però già, come un po' avete già sentito nel video, di tentare l'impresa di raggiungere l'India circumnavigando l'Africa, che come abbiamo detto si riteneva meno estesa verso sud. Come poi cercheranno di fare due secoli più tardi Bartolomeo Diaz, Vasco da Gama. Già nel 1291, attenzione, Dante aveva 26 anni, due fratelli genovesi, che sono Ugolino e Vadino Vivaldi, tentarono l'impresa. Io vi ho un po' segnato la rotta del loro viaggio, perché passarono lo stretto di Gibilterra, iniziarono a discendere lungo le coste africane, ma arrivati a sud del Marocco se ne persero le tracce per sempre, non se ne è più saputo nulla, perduti. Ora, mettiamo un altro elemento nel mondo conosciuto. Perfettamente nel centro delle terre emerse, per Dante, si trovava Gerusalemme, che è lì più o meno dove è oggi.
Gerusalemme per cui passava un meridiano che per Dante era il meridiano zero. Non si sbagliava di molto, come vedete, perché Gerusalemme effettivamente è praticamente a metà strada tra lo stretto di Gibilterra e il delta del Gange. E Gerusalemme è quindi centro della cristianità e centro fisico del mondo. Ora, nel mondo immaginato da Dante, l'abbiamo già detto, l'inferno sprofonda sotto Gerusalemme, arriva fino al centro della terra dove è conficcato Lucifero, ed esattamente agli antipodi di Gerusalemme, quindi nel centro esatto dell'emisfero coperto dalle acque, sorge la montagna del Purgatorio, che è proprio un calco della voragine infernale. Infatti sembra proprio che sia formata dalla terra che, avendo ribrezzo di Lucifero, si è spostata emergendo nell'emisfero opposto quando Lucifero è caduto. Quindi è agli antipodi di Gerusalemme, quindi si trova naturalmente nell'emisfero sud, al di sotto dell'equatore, anche al di sotto del tropico dell'emisfero australe. Ora, chiarito come è fatto il mondo di Dante, ci manca da determinare la rotta del viaggio che Dante ha immaginato per Ulisse. Attenzione, la rotta dell'ultimo viaggio di Ulisse. Ora, qualcuno di voi adesso potrebbe subito pensare: ma come la rotta dell'ultimo viaggio di Ulisse? Sanno tutti che l'ultimo viaggio di Ulisse è quello che lo porta ad Itaca, no? Il viaggio di Ulisse finisce ad Itaca. È vero, ma Dante non lo sapeva, e non lo sapevano nemmeno i suoi contemporanei. Pensate che uno dei primi commentatori della Divina Commedia dice della morte di Ulisse, quando commenta la Commedia, della morte di Ulisse nel mondo mai certezza non seppe. Cioè Dante non aveva letto l'Odissea, non aveva letto i poemi omerici, la sua conoscenza dell'Odissea si limitava a pochi versi tradotti da Cicerone, da Orazio e da altre fonti che raccontavano alcuni viaggi di Ulisse, ma non il suo ritorno ad Itaca. E questa felice ignoranza, come la chiama con un'espressione molto bella Natalino Sapegno, spinge Dante ad immaginare un altro finale, che forse modella proprio sul viaggio dei fratelli Vivaldi, di cui non si è mai saputo l'esito. E così Dante immagina che Ulisse, dopo essere rimasto prigioniero dalla maga Circe, abbia viaggiato per tutto il Mediterraneo, conoscendo le coste e le isole del nostro mare, e poi, persa ormai vecchio la speranza di tornare in patria, ad Itaca, e attratto dal desiderio di conoscere il mondo al di là delle colonne d'Ercole, si sia avventurato nell'oceano, proseguendo idealmente sulla rotta intrapresa dai fratelli Vivaldi. Vedete? È sceso verso sud-ovest, ha intersecato la linea dell'equatore, scendendo sempre più a sud, e, cosa meravigliosa, dopo aver attraversato l'equatore, Ulisse alza la testa e si accorge con grande stupore che il cielo sulla sua testa è completamente cambiato, cioè non ci sono più le costellazioni che lo sovrastavano prima, e non c'è più nemmeno la stella polare, che è scomparsa. E poi Ulisse continua, scende, fino ad arrivare in vista della nuova terra, cioè di questa terra mai vista, mai conosciuta, cioè del Purgatorio, e quando arriva in vista del Purgatorio, come sappiamo, fa naufragio prima di raggiungere la riva della montagna del Purgatorio. Ora noi adesso seguiremo il viaggio di Ulisse attraverso le sue stesse parole che commenteremo e leggeremo. Però prima lasciate che vi mostri ancora una cosa, secondo me molto interessante. Abbiamo detto più volte, soprattutto durante il nostro primo incontro, che Dante usa il cielo come orologio, e sono frequentissimi i riferimenti astronomici nella Divina Commedia. E badate, sono frequenti soprattutto nel Purgatorio, che però è sovrastato dal cielo australe. Dante sapeva benissimo, come avete già sentito dal professor Fugatti, che il cielo dell'emisfero australe doveva essere completamente diverso da quello dell'emisfero boreale, ma non lo conosceva bene, perché le costellazioni dell'emisfero australe, così come le conosciamo oggi, sono una creazione, diciamo così, posteriore, mano a mano che noi occidentali siamo scesi sempre di più verso sud, abbiamo superato l'equatore, il tropico del Capricorno, e abbiamo visto quel cielo. Ma sicuramente parte del cielo australe era conosciuta, anche perché è visibile già a latitudini all'epoca esplorate, no? Dal Nord Africa, per esempio. E quindi Dante fa tesoro di tutte le conoscenze disponibili all'epoca per creare anche il cielo dell'emisfero
australe il cielo del suo mondo possibile e crea qualcosa davvero di meraviglioso. Se ci siamo stupiti la prima sera a guardare la perfezione della sua creazione del cielo dell'emisfero boreale, ancora di più ci dobbiamo stupire a vedere il suo cielo dell'emisfero australe. E quindi, prima di chiudere questa nostra premessa geografica, astronomica, voglio mostrarvi un attimo il cielo visibile dalla montagna del Purgatorio. Se vi ricordate, la prima sera vi avevamo mostrato il cielo che sovrastava Dante all'inizio del suo viaggio, e per farlo avevamo usato Stellarium, che è un software gratuito che tutti voi potete usare, che permette di vedere com'è il cielo in una data ora e in un dato punto del pianeta. Per esempio, questo che vedete è il cielo che sovrasta adesso il paese di Denno, che più o meno ha 46 gradi nord e 11 gradi est. Cioè adesso ci sono le nuvole, ma se non ci fossero vedremmo più o meno questo guardando verso sud. Sì, spegnendo anche tutte le luci di casa, spegnendo le luci, eccetera. Ora adesso invece noi proviamo a mettere le coordinate del Purgatorio che ha determinato per noi il professor Fugatti, quindi c'è 31 gradi sud e circa 144 gradi ovest, avete sentito, è un punto nel Pacifico, e io vi leggerò un pezzettino dal primo canto del Purgatorio e vedremo se i riferimenti astronomici del cielo del Purgatorio di Dante corrispondono a realtà. Ecco qua, questo è il cielo del Purgatorio. Noi adesso come orario a Stellarium abbiamo dato mezzanotte, però siccome Dante vede per la prima volta il cielo del Purgatorio all'alba, adesso andiamo un po' avanti col nostro orologio di Stellarium, all'una, alle due, anche alle tre, alle quattro, possiamo arrivare fino alle cinque, e poi magari ci spostiamo verso est, perché Dante guarda verso est, e vedete il pianeta Venere che Dante vede quando la mattina osserva il cielo dal Purgatorio. Dante dice così: «Lo bel pianeta che d'amar conforta faceva tutto rider l'Oriente velando i pesci che erano in sua scorta», cioè Venere, il pianeta che induce all'amore, «faceva risplendere tutto il cielo ad est velando con la sua luce molto, molto forte la luce delle stelle della costellazione dei pesci, che sono stelle non particolarmente intense». Adesso Stellarium ci permette di collegare le stelle della costellazione con quelle lineette ideali per vedere meglio le costellazioni, e lì in basso vedete bene il pesce della costellazione dei pesci che sta per sorgere la mattina insieme al sole. E poi Dante dice: «I mi volsi a man destra», cioè mi girai verso destra, siccome guarda est vuol dire che si girò verso sud, «e puosi mente all'altro polo», cioè verso il polo sud, «e vidi quattro stelle non viste mai fuorca la prima gente», cioè quattro stelle che solamente i primi uomini sulla terra potevano vedere, cioè Adamo ed Eva, che vivevano sulla cima del monte del Purgatorio, dove era posizionato l'Eden, il paradiso terrestre. Adesso, se anche noi ci proviamo a spostare verso sud, andiamo a vedere se ci sono le quattro stelle, e meraviglia, troviamo le quattro stelle della Cruz, della costellazione della Croce del Sud, cioè quella costellazione che nell'emisfero australe indica il sud, un po' come nel nostro emisfero fa la stella polare. E Dante, proseguendo, commenta: «Goder pareva il ciel di lor fiammelle», cioè il cielo sembrava esaltarsi per la luce di quelle stelle. «O settentrional vedovo sito, poiché privato sé di mirar quelle», cioè povero emisfero boreale, tu che sei privato della possibilità di guardare queste stelle meravigliose. E poi prosegue: «Com'io dal loro sguardo fui partito», cioè non appena io staccai lo sguardo da loro, «un poco me volgendo all'altro polo», cioè girandomi verso il polo opposto, cioè verso il polo nord, «la onde il carro già era sparito». Dante guarda verso nord e scopre che non c'è più il carro, cioè la costellazione dell'Orsa Maggiore o Grande Carro, che era finita sotto la linea dell'orizzonte insieme al piccolo carro e insieme alla stella polare. Se ci spostiamo anche noi verso nord, vediamo che non c'è né il carro né la stella polare. Vediamo invece il cigno basso sull'orizzonte. Ecco, io trovo che sia
così meraviglioso come Dante abbia potuto con questa precisione ricostruire il cielo dell'emisfero australe. Bene, tenete bene in mente questo cielo, perché questa sera lo rivedremo attraverso gli occhi di Ulisse. E adesso possiamo cominciare ad entrare nel canto dopo questa premessa. Ti do la parola. Sei già stanca, non vuoi parlare? No, sono commossa per questa cosa di Dante meravigliosa. Ma lei è un'attrice, finge. No, sono un'attrice, sono sensibile, quindi sono commossa. E pregherei il maestro Massimo Faes di farci fare un piccolo break così musicale. Ti passa la commozione. Così mi passa la commozione e loro si riposano anche, perché li abbiamo sollecitati abbastanza. Un minuto. Grazie. Adesso basta, lasciamo perdere tutta questa bellezza e le stelle, perché ci dobbiamo rituffare nella voragine infernale e cominciare ad analizzare il canto 26esimo. E vi dico subito una cosa, che il canto 26esimo dell'Inferno è un canto molto, molto enigmatico. Ciò di cui si discute ormai da secoli è se il naufragio che conclude il viaggio di Ulisse sia da intendersi come punizione divina e se sia questo viaggio il peccato per cui Ulisse è condannato effettivamente all'Inferno. Dopo 700 anni di discussioni non si è ancora arrivati a dare un'interpretazione univoca capace di mettere d'accordo tutti i critici. E possiamo dirlo, è in questo che risiede parte della grandezza di questo canto, nella sua capacità di stimolare un dibattito profondo, problematico, su uno degli argomenti che impegna l'uomo da sempre. Potremmo dire da Adamo ed Eva, dal famoso furto della mela, ossia come ci si può rapportare con l'intelligenza, con la curiositas, con l'ontologica fame di conoscenza dell'uomo. Ora, chiaramente non saremo noi stasera a sciogliere l'enigma, però non ci sottrarremo nemmeno a questa appassionante sfida dell'indagine e dell'interpretazione. Però, come al solito, adesso riprendiamo un attimo il filo della narrazione che avevamo lasciato in sospeso alla fine dell'ultimo incontro.
il viaggio di Dante e Virgilio attraverso le Malebolge continua. E anche nell'incontro di oggi, per la terza volta consecutiva all'interno del nostro viaggio, ci tratterremo proprio nelle Malebolge. Ormai sappiamo molto bene qual è la categoria di peccati puniti nell'ottavo cerchio. Sono i fraudolenti, cioè coloro che hanno consapevolmente usato il loro ingegno per ingannare e per raggiungere dei fini malvagi. Nella quinta bolgia, dove abbiamo lasciato i due poeti alla fine dello scorso appuntamento, scontano la loro pena i barattieri immersi nella pece bollente. Successivamente, proseguendo di bolgia in bolgia, Dante e Virgilio incontrano nella sesta bolgia gli ipocriti, nella seconda bolgia i ladri e nell'ottava bolgia, quella di stasera. Qui ci dobbiamo fermare un attimo, perché già capire quali siano i peccatori dell'ottava bolgia non è proprio un'impresa facilissima, perché ci manca proprio un'indicazione inequivocabile di Dante. Molti commentatori hanno avanzato le loro ipotesi. L'ipotesi che va decisamente per la maggiore è quella secondo la quale i peccatori dell'ottava bolgia sarebbero stati dei consiglieri di frode, cioè delle persone abili nell'architettare inganni che avrebbero messo questa loro dote al servizio di altri, per lo più al servizio del potere, cioè al servizio di papi, di re, di militari e via dicendo. Questa rimane un'ipotesi molto solida, anche se forse però è un pochino piccola, un po' limitante, un po' circoscritta. Sembra adattarsi meglio a uno in particolare dei dannati che Dante incontra in quest'ottava bolgia, Guido da Montefeltro. Ve lo dico, ve lo spoilerò, perché sarà il protagonista del prossimo appuntamento, che sarà interamente dedicato a Guido da Montefeltro. Torniamo indietro. Secondo noi, invece, l'ipotesi più convincente e che ci sentiamo oggi di fare nostra è quella secondo la quale nell'ottava bolgia sarebbero puniti coloro che, essendo stati dotati per natura di un ingegno particolarmente acuto, lo hanno utilizzato per ingannare e per perseguire dei fini malvagi. O voi direte, vabbè, grazie, come questo è il tratto generale che accomuna tutti i peccati dell'ottavo cerchio. Tutti hanno usato l'intelligenza a fini malvagi, siano essi ladri, simoniaci, barattieri e così via. Ovviamente avete ragione, ma c'è un ma abbastanza grosso, perché i peccatori dell'ottava bolgia sono stati dotati per natura di un ingegno superiore a tutti gli altri, e in questo consiste la loro peculiarità. Sono quelli che hanno una marcia in più, sono i superdotati con l'ingegno, gli straordinariamente intelligenti, i geni. Eppure hanno impiegato questo dono immenso che gli è stato dato per tessere inganni, per fare il male. Certo, sono stati degli inganni particolarmente raffinati. Forse, noto per inciso, non è un caso che sia proprio la bolgia ottava, quindi identificata da un doppio otto, quella che contiene questa categoria di fraudolenti. Ottava bolgia dell'ottavo cerchio. Quindi una sorta di fraudolenti al quadrato, dei fraudolenti potenziati. Bene, è importante chiarire la qualità della colpa. Quindi l'abbiamo chiarita e quindi abbiamo capito con chi avremo a che fare oggi. Bene, possiamo cominciare dal principio. Quando si apre il canto 26esimo, Dante si trova ancora nella settima bolgia e giù. Siccome fra i ladri ha appena incontrato ben cinque fiorentini, cinque suoi concittadini, Dante scaglia in apertura del canto una violentissima invettiva contro Firenze, schernendola per questa sua encomiabile fama universale che i suoi onesti cittadini le hanno procurato, tanto che il suo nome si spande non solo sulle acque, sulle terre emerse di tutto il globo, ma anche fino all'estremità più profonda della cavità infernale. Noi non ve lo recitiamo, ve la recitiamo questa invettiva, però ve la facciamo vedere, sono solo 12 versi. Questa è una piccola chicca che vorremmo condividere con voi, perché noi abbiamo questa parte del 26esimo canto recitato da Toni Comello. Toni Comello è un grandissimo attore
della seconda metà del Novecento, che ha fondato anche un teatro a Milano che è il Trebbo, che oggi è un teatro che fa spettacolo per bambini. Noi l'abbiamo conosciuto personalmente e diciamo che in qualche modo siamo anche suoi allievi per interposta persona, nel senso che noi siamo stati formati in Accademia da Teresita Fabris, che era la compagna di vita e d'arte di Toni Comello, quindi tutto ciò che noi facciamo su Dante lo dobbiamo a loro, davvero. Toni Comello è uno dei più grandi studiosi in assoluto della Divina Commedia. E quindi vi facciamo vedere questi 12 versi recitati da lui per vedere la potenza di quest'attore. Toni, Fiorenza, poi che sei sì grande che per mare, per terra, batti l'aria, per l'inferno, tuo nome si spande. Tra i ladroni trovai cinque cotali tuoi cittadini, onde mi ben vergogno, e tu in grande onoranza non ne sai. Ah, se presso il latin del ver si sogna, tu sentirai di qua da piccio il tempo, di quel che pratico con calcio d'agonia. E se già fosse, non saria per tempo, così fosse da che pur esser che più mi graverà con più. Un altro genio, solo che lui non ha usato l'intelletto per il male, per fare il male, ma per fare cultura. Un genio, veramente. L'audio era cattivo, però è penso una registrazione molto vecchia. Che si capisca la potenza di quest'uomo. Va bene. Allora, un'invettiva così violenta in apertura di canto non è una cosa frequente. Ci sono tante invettive in tutte e tre le cantiche. Un'invettiva di questo tipo nell'Inferno succede soltanto due volte, e questa è la seconda. La prima, chi ha seguito gli altri appuntamenti la conosce già, perché la prima invettiva è quella contro i papi simoniaci che apre il canto diciannovesimo. Va bene. Scagliatosi così contro i propri concittadini ladri, Dante riprende il proprio racconto descrivendo la faticosa risalita dal fondo della settima bolgia, una specie di ferrata. Si inerpica con Virgilio, aiutandosi con le mani, altrimenti non sarebbe riuscito a camminare, scalare. A scalare. E a un certo punto la testa di Dante spunta al di sopra della sommità dell'argine e qui gli appare improvvisamente lo scenario dell'ottava bolgia. Dice Dante: «Allor mi dolsi e ora mi ridoglio quando drizzo la mente a ciò che io vidi». Dice: «Allora provai subito dolore, un dolore così forte che si rinnova acutamente in me al solo ricordo di quella vista». Che cos'è che vede Dante che gli procura tale sofferenza? Non è così immediato da capire il motivo di questa sofferenza. Perché ciò che colpisce al primo impatto con la bolgia ottava è la luminosità straordinaria che squarcia l'oscurità che domina tutta la valle infernale. Dunque luce, una luce fortissima, la luce è una cosa tutt'altro che terrificante. E questa luce è prodotta da un pullulare di fiamme che vagano sul fondo della bolgia. Ogni fiamma avvolge al proprio interno l'anima di un peccatore. Queste fiamme sono grandi, vaganti, sospese e si aggirano con un incedere lento e grave che conferisce a loro qualcosa di nobile. E forse è proprio per questo che Dante soffre. Perché il topos dell'intelligenza è proprio la luce, l'intelletto splende, Dio stesso è luce. E Dante, vedendo questo scenario luminoso, intuisce che il peccato che si punisce nell'ottava bolgia ha la matrice nobile dell'ingegno. E nel vedere tanta splendida intelligenza confinata così in basso,
perché siamo ormai quasi al fondo della voragine infernale, l'ottavo cerchio, il nono e l'ultimo è il penultimo cerchio. Ecco, Dante prova tanto dolore. Ma ascoltiamo che cosa scrive Dante poeta prima ancora di descrivere a noi lettori il paesaggio della Bolgia. Allor mi dolsi e ora mi ridolgo, quando drizzo la mente a ciò che io vidi, e più longegno affreno chi non soglio, perché non corra che virtù non il guidi. Il dolore che provo al pensiero di quella vista mi spinge a frenare il mio ingegno più del solito, affinché non corra senza l'ausilio della virtù. Attenzione, che qui frenare non va inteso come limitare, piuttosto come guidare. L'idea non è quella di mortificare l'ingegno. Che è quello che intendono coloro che danno una valenza peccaminosa al viaggio di Dante. Al viaggio di Ulisse. Al viaggio di Ulisse, sì. Al contrario, l'idea è quella di far operare l'ingegno, farlo esprimere, manifestare, ma senza mai perdere di vista l'etica. Comunque, è in questa esortazione che il poeta fa a se stesso che leggiamo la definizione del peccato punito nell'ottava bolgia. L'uso dell'ingegno senza la guida della virtù. E se non l'avessimo ancora capito, scopriamo anche che Dante, mettendo in guardia se stesso dal rischio di cadere in quello stesso peccato, si riconosce come dotato anch'egli di un ingegno particolarmente alto. Vabbè, non era un falso umile, insomma, Dante. La curiosità di Dante è fortemente attratta da una fiamma particolare, così. Cornuta. Cornuta, che appare divisa nella parte superiore. E chiede subito a Virgilio il perché di questa particolarità. Chi è in quel fuoco che viene sì diviso di sopra? E a questo punto parte il rullo di tamburi perché Virgilio pronuncia un nome enorme, il nome di Ulisse. Che lascia chiaramente Dante senza fiato, l'eroe più famoso della cultura occidentale e avvolto in una fiamma a pochi metri da lui. Gli dice Virgilio, là dentro si martira Ulisse e Diomede. Ecco perché sono due le corna, perché la fiamma è divisa in due, perché non c'è solo Ulisse, è doppia, è matrimoniale la fiamma. Ci sono due eroi dentro, compagni inseparabili. Uno è il re di Itaca, Ulisse, l'altro è Diomede, re di Argo. E questi due combatterono insieme nella guerra di Troia e insieme ordirono degli inganni straordinari, quindi compagni di inganni. E Virgilio elenca subito e in maniera molto dettagliata le colpe che hanno dannato Ulisse e Diomede all'inferno. Signori, fra le colpe non c'è l'ultimo viaggio di Ulisse. La colpa più grave di quelle che cita Virgilio è l'agguato del cavallo, cioè l'inganno del cavallo di legno, il cavallo di Troia, famosissimo, che permise ai greci di penetrare all'interno delle mura di Troia e poi di raderla al suolo. Dante, potrete capirlo, non sta nella pelle, vuole parlare con Ulisse. È eccitato come un bambino all'idea di entrare in contatto con il mito e prega Virgilio con un'insistenza proprio da bambino. Maestro, assai te impriego e ripriego, che il priego vaglia mille. Sembra proprio un bambino che prega il papà di farlo avvicinare al suo supereroe che ha visto da qualche parte. E che cos'è che vuole sapere Dante? Cos'è che lo fa fremere così tanto? Non certo il motivo della dannazione di Ulisse, lo sa già, gliel'ha appena detto in maniera dettagliata Virgilio. Dante vuole sapere da Ulisse come è andato a finire il suo ultimo viaggio. E Virgilio loda Dante per questa sua curiosità, è un bravo allievo, fa delle domande intelligenti. È una domanda degna di molta loda. Però Virgilio chiede a Dante di lasciare che sia lui a parlare con Ulisse e Diomede. Perché? Questa è carina. Beh, ci parlo io però, tu sta zitto, stai un po' dietro. Perché ci devo parlare io? Perché fuor greci, perché furono greci. Se la tirano. Sono superbi. E quindi, secondo Virgilio, potrebbero rifiutarsi, sdegnati, di parlare direttamente con questo giovane poetucolo italiano poi, che scrive in una lingua ancora priva di una grande tradizione letteraria. Beh, in effetti la Divina Commedia era ancora
in fase di lavoro. Ed è la Divina Commedia a darci quella dignità letteraria, no? Che ancora non avevamo. E quindi, siccome non ce l'avevamo, Ulisse e Diomede potrebbero pretendere invece la mediazione del grande poeta latino Virgilio. E se ci pensate, effettivamente, la conoscenza che Dante, l'ha detto anche prima Jacopo, la conoscenza che Dante aveva del mondo e della cultura greca era filtrata attraverso le opere dei latini, attraverso questa mediazione. Dante non conosceva il greco e non aveva una conoscenza diretta delle opere greche. Così Virgilio attende che lentamente questa bellissima fiamma cornuta si avvicini e poi la chiama. E per chiamarla usa una formula particolarissima che in tutto il poema viene usata solo qui e viene usata per due volte in due versi consecutivi. Quindi pensate che sottolineatura incredibile. «Sì, io meritai di voi quando nel mondo gli alti versi scrissi». Virgilio invoca l'attenzione di Ulisse e Diomede nel nome dei meriti che avrebbe acquistato verso di loro, contribuendo alla loro fama attraverso la sua grande opera poetica. È interessante però notare un'altra cosa, come in questa espressione di Virgilio, cioè sì, io meritai di voi, che viene ripetuto due volte, sembri celarsi un riferimento subliminale a Omero. Sì, io meritai di voi. La parola Omero è contenuta all'interno del verso. Ora, non è certo un tentativo di Virgilio di spacciarsi per Omero, come dire, tanto questo è avvolto dalla fiamma, non vede. Eh sì, perché non vedono effettivamente. Non vedono chi hanno davanti, perché le fiamme coprono tutto. Allora mi spaccio per Omero, così sicuramente si sbottona. Furbacchione. Che furbacchione. No, non è questa. È un'ipotesi che era stata avanzata per primo da Torquato Tasso e che è stata seguita anche da altri commentatori, anche moderni. Però no, piuttosto è un gioco molto raffinato di Dante per far risuonare nel canto di Ulisse il nome enorme, anch'esso, di Omero. Così Virgilio, dopo essersi ingraziate le anime di Ulisse e Diomede, formula questa benedetta domanda. E che cos'è che gli chiede? L'un di voi dica dove per lui perduto a morir gissi. Io non ho capito niente. Vabbè. Cerchiamo di spiegarlo meglio. L'un di voi dica, sforzati. Uno di voi dica, vorrei che fosse Ulisse a parlare, dice Virgilio, cioè solo il maggior corno della fiamma antica, cioè il corno più grande, no? Virgilio isola Ulisse nella sua grandezza, che è anche la sua solitudine estrema, è la solitudine dei grandi, che anche se è accoppiato nella pena all'inferno, comunque l'altra fiammella è molto più piccola di statura rispetto alla sua, no? Non ha pari grandezza. E da Ulisse Virgilio vuole sapere dove per lui perduto a morir gissi. Hai capito adesso? No. Cioè letteralmente dove egli andò a morire perduto. E sentite anche come viene sottolineata l'autodeterminazione di Ulisse. Dove egli andò a morire perduto per lui, cioè per se stesso, per sua scelta, artefice consapevole del proprio destino. Quanto alla parola perduto, posta in una posizione molto importante perché è in posizione centrale del verso, quindi una posizione dominante. Questa parola perduto noi vogliamo intenderla non tanto come un riferimento alla perdizione morale di Ulisse, no? Quanto come un riferimento preciso alla scomparsa fisica di Ulisse. Infatti perduto, disperso, lost, è un vocabolo tecnico che veniva usato nei romanzi del ciclo brettone per indicare quei cavalieri erranti che, intraprese le loro avventure tipo la ricerca del Santo Graal, potevano perdersi nelle foreste non facendo più avere notizie di sé fino ad essere dati per morti, condizione che tra l'altro era piuttosto frequente per ogni viaggiatore anche al tempo di Dante. Basta ricordare l'esito incerto del viaggio dei fratelli Vivaldi, anche loro perduti come cavalieri medievali e come Ulisse. Ma ascoltiamo il racconto che ci fa Ulisse, perché la fiamma di Ulisse sta per iniziare a parlare. E attenzione, la fiamma che avvolge le anime le costringe ad uno sforzo enorme per poter parlare. Infatti, quando l'anima sente il bisogno di esprimersi, dapprima deve aprire un varco nella fiamma da cui le parole possano uscire.
e poi deve imprimere alla fiamma i movimenti della lingua, della propria lingua, in modo che la fiamma stessa possa articolare le parole come un'enorme lingua di fuoco. E questo elemento della pena è evidentemente legato per contrappasso alla colpa di questi fraudolenti. Pensateci bene, la parola è la prima manifestazione dell'ingegno. L'astuzia si esplica attraverso la parola, non attraverso la forza. Ebbene, le fiamme, che si presentano come delle lingue, al contempo ostacolano la possibilità di parlare dei dannati. Ecco, lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento affatica. La fiamma, come affaticata, cioè agitata dal vento, comincia a scuotersi mormorando. Non è ancora un parlare, perché la voce fatica ad uscire, ad aprirsi un varco nella fiamma. Indi la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori. Ed è questa proprio un'esplosione sonora prodotta da una compressione che ha occupato ben 5 versi, che dà luogo alla prima parola faticosamente composta da Ulisse. Gittò voce di fuori e disse: quando. La parola quando, che apre il discorso di Ulisse, è posta a fine verso, anzi neanche a fine verso, a fine terzina, e si protende sulla pagina bianca intorno come uno sperone roccioso proteso sulla vastità dell'oceano. La parola quando apre il varco da cui può fluire il lungo monologo di Ulisse, che racconta come andò a finire il suo ultimo viaggio. E la parola quando, importantissima, scandisce il suo discorso ricorrendo per ben 3 volte. Il primo quando mi dipartì da Circe. Dante immagina che Ulisse, liberatosi dalla maga Circe, che lo tenne prigioniero per più di un anno nei pressi di Gaeta, abbia rinunciato definitivamente al ritorno ad Itaca ed abbia deciso di continuare a viaggiare. Niente ebbe la forza di trattenerlo, né l'amore per il vecchio padre, né quello per il figlio Telemaco, né quello dovuto alla moglie Penelope. I legami più forti per un uomo passano in secondo piano rispetto al desiderio, all'ardore di conoscere. E non c'è necessariamente condanna da parte di Dante, anzi Dante nel convivio arriva addirittura ad affermare che la cura della famiglia possa essere un ostacolo allo studio, alla ricerca, al conseguimento del sapere. E così Ulisse si mise per l'alto mare aperto sol con un legno e con quella compagna picciola, cioè con una sola nave, un legno, e con i pochi compagni, la compagna picciola, da cui non fu mai diserto, abbandonato. E girò tutto il Mediterraneo, visitandone tutte le isole, tutte le coste, sia quelle africane che quelle spagnole. Io e i compagni eravamo vecchi e tardi, perché il tempo passa e loro invecchiano. Io e i compagni eravamo vecchi e stanchi quando... Eccolo qua il secondo quando, che segna un altro snodo fondamentale dopo quello della scelta di non tornare a Itaca. Quando venimmo a quella foce stretta dove Ercule segnò i suoi riguardi, a ciò che l'uomo più oltre non si metta. Quando arrivammo allo stretto di Gibilterra, cioè ai confini del mondo conosciuto. Ulisse e i suoi si erano appena lasciati alle spalle a destra Siviglia e a sinistra Setta, cioè Ceuta, le due località della Spagna e del Marocco che sono poste a ridosso dello stretto di Gibilterra, quando Ulisse dovette convincere i compagni, ormai vecchi e tardi, a seguirlo nell'ultima impresa, quella di esplorare, seguendo il sole verso occidente, il mondo senza gente. E gli bastano poche parole per convincere i compagni. Gli basta dire loro di considerare bene che cosa significa essere uomini. Gli uomini non sono stati creati per vivere come dei bruti, una vita solo vegetativa e sensitiva, ma per perseguire la virtù e la conoscenza. È un bisogno che fa parte dell'uomo, proprio a livello di DNA. E con questa orazione picciola, con questo brevissimo discorso, ma molto incisivo, Ulisse riuscì a rendere i suoi compagni così aguti al cammino, cioè così eccitati all'idea del viaggio, che a stento avrebbe poi potuto trattenerli. E così
rivolta la poppa nel mattino, cioè Oriente la poppa è dietro. Ma lo sanno dov'è la poppa. E io invece sono sempre lì che mi chiedo, ma è la poppa o la pensa alle poppe, allora pensa alle poppe. Che... No, adesso non cadiamo così in basso, ah. Non era quello. La poppa è dietro. Rivolta la poppa nel mattino, cioè a Oriente, e quindi mettendo la prua verso Occidente, cominciarono a remare facendo dei remi, bellissima immagine, dei remi leali del loro folle volo. Sempre acquistando dal lato mancino, cioè guadagnando terreno, mare, sempre verso sinistra, cioè verso sud-ovest. La nave di Ulisse, come vi ho fatto vedere prima Jacopo, intersecò l'equatore, entrando nell'emisfero australe e... Tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte, versi memorabili con cui è reso lo stupore di Ulisse nello scoprire un cielo diverso, come un esploratore, dal quale da questo cielo è scomparsa la stella polare che non sorgea fuori del marinsuolo perché è scesa oltre la linea dell'orizzonte. Quindi con grande precisione Ulisse ci dice che la luna si era fatta piena 5 volte e 5 volte si era spenta. 5 volte era acceso e tante casso, lo lume era di sotto dalla luna. Cioè erano passati 5 mesi da quando lui e i suoi compagni erano entrati nell'alto passo, da quando avevano oltrepassato le colonne d'Ercole. Quando, ecco qua il terzo ed ultimo quando n'apparve una montagna. Ed è la montagna del Purgatorio, sulla cui cima è posto l'Eden, il paradiso terrestre, che Dante immaginava sorgesse al centro dell'emisfero della Terra coperto dalle acque, come abbiamo spiegato prima. La montagna del Purgatorio appare a Ulisse e ai compagni bruna, cioè indistinta per la distanza, e alta come nessun'altra montagna avesse mai visto. Noi ci allegrammo, perché chiaramente ogni navigante vede terra, terra, ma non fanno in tempo neanche a pronunciarlo, perché subito, tosto, tornò in pianto. Ulisse e i compagni non fanno in tempo a gioire di questa incredibile scoperta, che l'allegrezza dovette tramutarsi in pianto, in disperazione, perché dalla montagna del Purgatorio si alza un vento turbinoso, un uragano, che colpì del legno il primo canto, cioè investì la prua, fece girare la nave per 3 volte insieme alle acque circostanti, che vorticarono in un violentissimo mulinello finché sollevò in alto la poppa, un po' come il Titanic, e rivolge la prua verso il basso, facendo inabissare verticalmente la nave, mentre le acque si richiusero per sempre sopra di essa. E Ulisse fa naufragio. Il mare si richiude su di lui e sui suoi compagni, dice Dante, come altrui piacque, cioè come piacque a Dio. E qui noi concludiamo però dicendo la nostra sulla soluzione dell'enigma di cui ha parlato Elena, perché secondo noi questo naufragio che conclude il viaggio di Ulisse, se non l'aveste ancora capito, non va necessariamente inteso come una punizione. È piuttosto l'adempimento della volontà divina tesa semplicemente ad impedire l'accesso all'Eden che è precluso all'umanità. Cioè, in quel momento Ulisse aveva raggiunto il suo limite estremo, quello al di là del quale non poteva più spingersi, ma ha il grande merito di essere stato il primo uomo vivo ad aver visto la montagna del Purgatorio. Cioè, Ulisse è l'uomo che si è spinto fin dove poteva arrivare l'uomo con le sue sole forze. E non è per questa impresa pionieristica che Dante descrive con meraviglia e che può anche apparire tracotante che Ulisse è dannato. Il suo peccato è un altro, è quello di aver usato la sua straordinaria intelligenza anche per ingannare, ma i suoi inganni fatali, tra cui il cavallo di Troia, non tolgono nulla alla grandezza del suo folle volo, folle nel senso di ardito, visionario. Ed è, secondo me, straordinario che il canto in cui Dante mette in guardia se stesso e l'uomo dal pericolo dell'intelligenza quando non sia sorretta dalla virtù, dall'etica, si concluda con questa esaltazione incondizionata dell'ardore di conoscenza e della scoperta e del progresso umano. Bene, possiamo leggere il canto che non leggeremo integralmente, leggeremo la seconda parte. Thank you.
poi che la fiamma fu venuta quivi, dove parve al mio duca tempo e loco, in questa forma lui parlare audivi. O voi che siete due dentro ad un fuoco, sì, o meritai di voi mentre ch'io vissi, sì, o meritai di voi assai o poco, quando nel mondo gli alti versi scrissi. Non vi muovete, ma l'un di voi dica dove per lui perduto a morir gissi. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella a cui vento affatica, indi la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse: quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più d'un anno là presso a Gaeta, prima che sì Enea la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer potero dentro a me l'ardore che ebbi a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto sol con un legno e con quella compagna picciola dalla qual non fui diserto. L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, fin nel Morrocco e l'isola di Sardi e l'altre che quel mare intorno bagna. Io e compagni eravam vecchi e tardi quando venimmo a quella foce stretta dove Ercole segnò li suoi riguardi a ciò che l'uom più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Sibilia, dall'altra già m'avea lasciata Setta. O frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente. A questa tanto picciola vigilia di nostri sensi che è del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. I miei compagni feci io sì aguti con questa orazione picciola al cammino, ch'appena poscia li avrei ritenuti. E volta nostra poppa nel mattino, del remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte, e il nostro tanto basso che non sorgea fuor del marin suolo. 5 volte era acceso e tante casso lo lume era di sotto dalla luna, poi che entrati eravam nell'alto passo, quando n'apparve una montagna bruna per la distanza e parvemi alta tanto quanto veduta non avea alcuna. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto, che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. 3 volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù, come altrui piacque. Infin che il mar
fu sovra noi richiuso.